di Napoleone, quella mostra là. Vedi, sono tutte interessanti, Barbara. Il 15 novembre la giustizia principesca nell'antico regime con un quadro privilegiato al ducato estense. Cultura neolatina. Però questo è più giuridica, questo è più bello. Sì, però è legata alla storia, nostra storia, il ducato estense, la giustizia è interessante, il ducato estense. Guarda, poi 24 novembre, rappresentazione di un volume, I motti di Gabriele D'Annunzio, le fonti, la storia sui peccati. Questo è proprio storico. Che caldo che c'è qui dentro, però adesso mi spoglio. Anche queste mascherine, che due scarpe. È quella che ti fanno soffrire di più. Io però negli ambienti chiusi lo uso sempre, non so te. No, io al cinema non c'era nessuno, andavamo in 10, ma io al cinema non lo uso. Ah sì, ma se non c'era nessuno, io guardo nessuno davanti, nessuno di casa. Cosa sei la partita? Dante. Com'è? Voglio vederla più interessante, sì. Ho detto tutto. Vabbè, io sono come te, devo vedere tutto. Era pesante, così tanto pesante. Ma sì, un po'. Hai fatto bene a dirlo. Sembra, come dici tu, bisogna vederle anche le cose. Sì. Però certo, ti stanca. Con guardia quello che aveva andare è carino che ti racconta. Paolo Francesco, la poesia, anche il conto Polino, che sono poi i personaggi che lui ha. Però è faticoso da vedere. No, non è la storia, non è la vita di Dante, neanche la sua storia. E il commento alla Divina Commedia. Sta scritto, Castelletto, no? Che era l'attore principale. Sono bravo, Castelletto. Che fa? Fiorentino, appassionato di Dante, che studia Dante, due pensieri, il pensiero di Sofia, che vuole che Fiorentino si riusciva a fare nella famiglia. Sì, anche io ci studia poco. Sì, che è poco, si sente qua che andiamo bene. La criminalità di Parigi, con questo tutto, sempre colori, questi colori, beige, c'è iniziato, tipo fogliaggi autunnali, con le persone tutte nel sale, con la povertà, quindi ambientale, bene, sta rimanendo in Asia, avevano la scaglia. E anni 2006, lui era tutto fasciato, questi fogliaggi, però si vede Dante protagonista non si vede, si vede quando guarda Beatrice che si sposa, quindi poi il matrimonio questo vecchio, la bambina come parla francese, la francesca era bella, e questo uomo era un centenario, c'è tutto che lui era così, e poi le novene che era delle parti, questa storia un po' attiva, di quegli anni, sì, di quegli anni, però che non si passa con la bellezza, vede un pezzetto, la pensi. Quindi la sua bellezza non doveva sparire, si metteva il secondo piano.
Bisogna leggere infatti per andare a vedere un film, leggere di cosa tratta, anche se a volte vedi ci sono delle bellissime immagini che ti restano in questo. Sono andata a vedere un film che Fontana, che aveva 4 stelle, poi è andata a vedere, ma ha deciso adesso fra 2 ore sono andata a farti, io adesso vado a farti. Ci sono alcune cose che sale un po' che c'è poca gente, non vado tardi, cioè certo, adesso vado a faccia pomeriggio così. E sono borsoso, però alla fine è una coppia di anziani che vive in Bolivia, in mezzo ai monti, in questa carta aperta, con i lama. E tantissimo parlano fra di loro, più documentario che film, però dell'ambiente, che di là, molti silenzi, lui che si alza tutte le mattine prestissimo, porti lama, non c'è ancora capito dove ci portasse, lei che si alza, va a prendere l'acqua, cucina, questi sono anziani. A un certo punto arriva il nipote dalla città, non so quale città, e vado a chiamare il tecnico. Allora io faccio una breve introduzione generale, poi Federico la presenta, poi partiamo così per non appesantire troppo. Certo. Qual è la... ci sediamo o stiamo in piedi? No, io sto in piedi. Lei si può sedere qua, la telecamera lo riprende, si può mettere anche un pochettino più centrale. Vorrei evitare di non impallare. Dunque, la telecamera lo riprende meglio se sta nel centro, se no lo posso spostare questo qua. Però poi non si vede più bene il PowerPoint. Che il PowerPoint è la cosa che conta. Si vede benissimo, se, perché la, quando si proietta si vede il PowerPoint e poi si vede la, la personcina qui. Ah, meglio. Quindi. Per cui lei così, se si mette a in centro, non impalla niente. Però, magari è davanti allo schermo. Ora dovrei essere sufficientemente basso per essere già attivo, però sì. Sta venendo... Va bene, perfetto. Allora, metto questo da qualche parte dove sta. Quindi allora io devo spostare più. Si vede meglio nella... Sì. Ma intanto la telecamera è grandangolare. Sì, però si vede un po' più, okay. Magari guardando, perché non si vede un po' più, no, comunque si vede. Ecco, ah, ok. Ho solo timore che poi impalla lo schermo per loro. Perché. Sì, infatti, sì. Voglio, però comunque questo è uno schermo con cui grande, si interagisce, anche è grande, però è, quindi è probabile che ogni tanto gesticoli. Aspetto. Eccolo. Ah, vado? Posso andare? Ok. Perfetto, benissimo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti nella sala conferenze della Biblioteca Estense Universitaria di Modena. Questo è il primo evento, quindi l'evento inaugurale della nostra serie autunnale di conferenze che si svolgeranno sempre in questa sede, anche come in questo caso stasera.
si tratterà di esposizioni che sono nelle sale della Galleria Stense o in altri luoghi di questo museo. Ci fa piacere avere questo spazio a disposizione, che come sapete è stato restituito al pubblico da poco, per poter approfondire quelli che sono i temi che sono rappresentati dalle nostre mostre o dai nostri progetti di ricerca. E, oltre agli eventi che presentiamo a Modena, ricordo a tutti che abbiamo anche un folto calendario di eventi nella nostra sede di Ferrara, a Pinacoteca Nazionale, a Palazzo dei Diamanti, dove svolgeremo in particolar modo una serie di laboratori d'ascolto narrati, danzati, rappresentati anche per bambini, che sono l'accompagnamento della mostra Animai dall'A alla Z, che è una mostra dedicata ai più piccoli. Quindi per chi avesse figli, nipoti o conoscesse bambini di ogni età, ve la consiglio, perché oltre a vedere dei quadri meravigliosi delle collezioni torinesi, oltre alle nostre, ci sono anche episodi e momenti musicali di grande importanza, come Carnevale degli animali di Sanson o rappresentazioni delle poesie di Kipling e di Babar. Quindi musica, danza e arte messe insieme per il discernimento dei più piccoli, oltre a un numeroso folto numero di concerti. I programmi sono nei foglietti che trovate sulle sedie, e quello verde per Ferrara, quello giallo per Modena. Quindi stasera abbiamo il privilegio e l'onore di avere il professor Freddolini, che ci viene a parlare di un aspetto poco noto di questo meraviglioso bozzetto del Bernini che abbiamo esposto in galleria, arrivato qui da noi quasi per un felice scambio tra questo museo, le Gallerie Stensi, e la Direzione Regionale dei Musei del Veneto, in particolare l'Accadoro, a cui la Galleria Stensi ha prestato due rilievi importanti del Rinascimento, e in cambio per la durata della mostra abbiamo avuto la possibilità di ospitare, come ospite d'onore, questo meraviglioso busto, questo meraviglioso terracotta, non busto, come che era un bozzetto, per uno dei fiumi della fontana dei fiumi di Piazza Navona di Bernini, su cui oggi ci intratterrà il professor Francesco Freddolini. A presentare questo studioso di fama è il nostro curatore Federico Fischetti, che forse molti di voi già conoscono, e che è stato anche il curatore della piccola esposizione in Galleria Stense, dove dopo speriamo di accoglierli per vedere l'opera dal vivo. Quindi lascio la parola a Federico. Tutte queste F, Federico Fischetti, Francesco Freddolini, si è un po' rotolata la lingua, e poi presenterà il professor Freddolini. Buon ascolto a tutti, grazie. Grazie di essere venuti. Sì, in effetti abbiamo in questa occasione molto rara di avere in galleria due opere di Bernini che erano nella bottega di Bernini negli stessi mesi, perché Bernini, mentre lavorava a quella terracotta, lavorava anche al busto in marmo di Francesco I d'Este, che come sapete è un po' l'icona della Galleria Stense ed è una delle opere più alte mai realizzate a Modena, per Modena. E il professor Freddolini, siamo felici di averlo, perché quando mesi fa l'ho contattato proponendogli di tenere una conferenza proprio del taglio originale che presenterà oggi, ha accettato con entusiasmo, e non lo dico come frase di circostanza, è stato un entusiasmo contagioso, quindi abbiamo capito subito di aver trovato la persona giusta. E vi presento brevemente il suo curriculum, che è molto denso nonostante la giovane età, quindi faccio una brutale sintesi, tanto per non togliere spazio alla conferenza. Si è formato all'Università di Pisa, dopodiché ha lavorato per molti anni nel Nord America, iniziando con un post dottorato al Getty Research Institute di Los Angeles, e poi sono seguiti numerosi anni di insegnamento in Canada all'Università di Regina.
Di formazione è uno storico dell'arte che si dedica alla scultura, essenzialmente alla scultura dell'età barocca in senso ampio. Ha dedicato tra l'altro due monografie agli scultori della dinastia dei Baratta, grande dinastia carrarese di scultori, fra i quali Giovanni Baratta. Per noi è un po' uno scultore, un nome molto caro perché è stato il maestro, il mentore di quel Giovanni Antonio Cibei che realizzò, come forse sapete, il colossale monumento equestre a Francesco III d'Este che sorgeva proprio qui fuori in Largo Sant'Agostino e che fu distrutto, alla fine del Settecento sull'onda della Rivoluzione francese. Però, quello che, ci piace di più oggi del professor Freddolini è che parallelamente a questi studi a cui siamo con i quali abbiamo tutti un po' più confidenza, cioè la storia dell'arte come storia di un artista, di un nome, di un'opera, di un contesto ben circoscritto, lavora molto anche sul campo dei rapporti transculturali, di lungo periodo e di ampio orizzonte. Si è dedicato quindi, ad esempio, ai rapporti tra il Granducato di Toscana e l'Eurasia, un termine insomma che come storici dell'arte abbastanza, focalizzati sulla nostra tradizione italiana e europea ci suona, anche solo come parola molto esotico. E oggi parlerà del bozzetto di Bernini della Terracotta, proprio con questo taglio, cioè i rapporti, lo sguardo transculturale che dà il titolo alla conferenza. Perché? Perché il bozzetto rappresenta uno dei quattro fiumi che rappresentavano i quattro continenti allora conosciuti, nello specifico il Rio della Plata, e questo Rio della Plata è personificato da un personaggio che ha dei tratti somatici che nel 600 venivano descritti come quelli di un moro, quindi un'idea dell'esotismo, di un luogo alla fine del mondo, questo Sud America che si poteva solo favoleggiare nell'età barocca. E quindi siamo grati e contenti di ascoltare Francesco, a cui adesso cedo la parola. Grazie. Grazie, prima di tutto vorrei salutare tutti e tutte, ringraziarvi per essere qui e ringraziare la direttrice e il dottor Fischetti per avermi invitato a tenere questa conferenza, appunto, il cui tema mi entusiasma molto, ma poi anche il luogo, appunto, qua mi entusiasma molto per motivi anche appunto personali, come ricordava il dottor Fischetti, avendo lavorato molto sulla famiglia Baratta, io ricordo. Durante gli anni, ormai tanto tempo fa, gli anni del dottorato, lavorare qui, non esattamente in queste stanze perché non erano agibili, però lavorare qui alla Biblioteca Estense nel fondo Campori. E poi il primo libro che ho scritto in realtà ruota tutto attorno a un documento d'archivio che trovai, ebbi la fortuna di recuperare proprio qui a Modena. Quindi è una città che, devo dire, per me, a cui sono molto affezionato per tutti questi motivi. Oggi però, diciamo, lascio da parte tutta quella mia storia personale, e vorrei cercare di guardare assieme a voi a questa terracotta berniniana autografa di Gian Lorenzo Bernini, la cui autografia è stata anche poi ormai, come dire, sancita in modo definitivo in occasione di una mostra importante sulle terracotte berniniane che ebbe luogo qualche anno fa al Metropolitan Museum di New York, nella quale appunto molte delle terracotte berniniane furono raggruppate assieme e quindi si poterono anche vedere, confrontare e capire quali erano i diversi gradi di autografia. Ecco, questa è sicuramente una tra quelle che sappiamo essere proprio sua, anche se poi la traduzione in marmo, e ora poi ci arriviamo. Per questo sono così contento perché fu affidata a Francesco Baratta, il vecchio, un membro della famiglia di scultori sulla quale ho lavorato molto. Allora, però, vorrei entrare subito in medias res e tengo un attimo d'occhio anche l'orario e prego il dottor Fischetti, se vado troppo lungo, di farmi un cenno.
perché non vorrei tenervi qua tutta la sera. Allora, questa ovviamente il... Vediamo se riesco a far funzionare il telecomando prima di tutto. Scusate, è acceso. Il puntatore funziona, ma... Siamo andati a cercare aiuto, eh? Grazie. Allora, nel frattempo che aspettiamo, anticipo un po' un paio delle diapositive che vedrete tra un attimo, anche perché appunto fanno parte di una, come dire, di una introduzione un po' di carattere generale, perché quella che vedete è una terracotta che servì come uno dei modelli preparatori delle fasi progettuali per la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona. Si vede ora. Ah, ecco, ora si vede, magia, grazie. Per la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona, commissionata da Papa Innocenzo X tra il 1648 e il 1651. Come ci anticipava poco fa il dottor Fischetti, è la cosa interessantissima qui anche guardarla in questo contesto, perché proprio nel settembre del 1651 Bernini invia qui in una cassa della quale si era preso cura personale. Addirittura c'è una lettera che dice si è pure procurato un materasso affinché non si rovini, e se uno guarda quei ricci si capisce perché si era posto questi problemi per un busto del genere. Siamo nel settembre 1651, all'inizio dell'estate aveva proprio inaugurato quella che era stata la quella che era la Fontana dei Fiumi in Piazza Navona. E questo è un momento, quindi, uno dei tanti momenti intensissimi della carriera di Gian Lorenzo Bernini, ma questo è un momento della carriera di Gian Lorenzo Bernini molto importante, perché oltre ad essere intenso, è anche un momento di, in qualche modo, rinascita. Per questo artista, il grande protagonista del 600 romano. Perché praticamente pochi anni prima era, come dire, andato un po', come dire, nei guai con le committenze romane. Innocenzo X, infatti, si era fatto un po' forte di quello che era successo prima negli anni immediatamente precedenti la sua ascesa al soglio pontificio, quando muore Urbano VIII, e tra il 1644 e il 1646 Bernini si deve affrontare quello che è il momento più difficile della propria carriera, perché aveva progettato due campanili sulla facciata di San Pietro che vedete qua, però il primo che viene costruito inizia a mostrare delle preoccupantissime crepe e quindi poi alla fine viene demolito. Innocenzo X non era molto, come dire, in linea con le politiche barberiniane degli anni precedenti. Sale al soglio pontificio con l'idea di risparmiare, mentre invece Urbano VIII aveva speso moltissimo delle casse pontificie per commissioni artistiche, e non solo commissioni artistiche, c'è da dire. Quindi fondamentalmente c'è un po' anche una scusa per mettere un po' da parte Bernini. Tuttavia, Innocenzo X ha comunque un'idea che è quella di, come dire, mettere un marchio a Piazza Navona di fronte al proprio fare di quell'area
un'area che appartiene alla propria famiglia, come avevano già fatto altre famiglie papali romane negli anni precedenti. Appunto, i Barberini si appropriano di tutta l'area attorno al palazzo Barberini, era una tradizione. E allora che cosa fa? Vuole far portare in Piazza Navona questo obelisco, l'obelisco di Massenzio, e chiede alcuni progetti, uno dei quali arriva da Borromini. E qui ne abbiamo il disegno, un obelisco che doveva essere alla sommità di una fontana, perché c'era già una fontana molto rudimentale in quell'area. Ora però appunto Bernini cosa fa? A quanto sembra sì, a quanto ci dicono le fonti del tempo, a sue spese, quasi segretamente, mette insieme un modello probabilmente d'argento da mostrare alla famiglia Panfili, e in particolare ad Olimpia Maidalchini, che era la cognata di Innocenzo X. E a quel punto, quando vedono il progetto berniniano, non possono non commissionare l'opera a quello che quindi tornerà ad essere il grande protagonista del barocco romano, e ad avere a continuare ad avere una serie lunghissima di commissioni pubbliche, nonostante questa breve pausa. Breve pausa nella quale lui non è che fosse rimasto appunto con le mani in mano, perché oltre a realizzare per se stesso la verità svelata dal tempo, che ora si trova alla Galleria Borghese a Roma, sono anche gli anni in cui porta a termine la Santa Teresa Davide della Cappella Cornaro. Quindi evidentemente riesce comunque ad essere protagonista, però non sta lavorando per il Papa, e questo ovviamente per una persona come Bernini, che aveva, insomma, era attorno ai 50 anni e aveva già visto tutto, e aveva vissuto anche una vita privilegiatissima da artista, in quanto artista. Chiaramente questa cosa bruciava molto. Questo modello questo primo modello in argento non c'è, però abbiamo dei modelli che lignei, che delle prove appunto, che poi vengono fatte una volta che questo progetto viene approvato. Qui ve le faccio vedere in un allestimento della mostra del 2018 su Bernini alla Galleria Borghese, in cui vennero messe assieme. E qui di nuovo troviamo anche il nostro Rio della Plata, così come il modello in terracotta per il leone che sta a fianco del fiume Nilo che rappresenta l'Africa. Se li guardiamo abbastanza, un pochino più, come dire, da vicino, queste, in particolare questi primi modelli, vediamo che l'idea c'era, ma era abbastanza diversa. Quindi lui ci sta riflettendo. Questi sono importantissimi, sono documenti importantissimi, e devo dire per Bernini ne abbiamo molti, fra disegni e terrecotte, per capire quale fosse il suo processo creativo e capire quale fossero anche, come dire, le scelte stilistiche e iconografiche che l'artista faceva. E uso la parola scelte qui con intenzionalità, perché vedremo che Bernini fa delle scelte ben precise per farci, mostrarci, donarci in qualche modo questo, in particolare non solo tutta la fontana, ma in particolare il dettaglio su cui ci soffermiamo oggi, il Rio della Plata, che ci permette, appunto, come ho proposto di dire nel titolo, uno sguardo transculturale, che in realtà è uno sguardo transculturale su un duplice piano. Uno è il nostro, interpretativo, di approccio storiografico, perché comunque la storia dell'arte è parte della storia, per come la intendo almeno io personalmente. Pone sempre domande che sono figlie del nostro tempo, si rinnovano come si rinnova costantemente la nostra cultura, risentono di queste dinamiche, ma è anche però uno sguardo transculturale
Se lo guardiamo dal punto di vista dell'evidenza storica, cioè Bernini stesso e il suo pubblico, non è solo l'artista qui solitario, ma è anche il gruppo degli spettatori, ovviamente gli spettatori privilegiati che potevano dialogare ad un livello alto con Bernini e con le sue opere, che partecipa di questo sguardo transculturale e lo vedremo. Vedremo appunto che fa delle scelte, perché qui se lo guardiamo con una certa cura ci rendiamo conto che, e lo vediamo qua, il Rio della Plata è ben diverso rispetto a quello che possiamo vedere oggi. Qui vediamo un'altra immagine che ce lo fa vedere ancora meglio, così come le posizioni di questi animali piuttosto mostruosi, questione sulla quale vorrei tornare con voi tra poco, era tutta un'altra idea compositiva. Diciamo, c'è lo schema compositivo generale, c'è il rapporto tra queste rocce, le figure dei fiumi che rappresentano i continenti e l'obelisco, ma poi vediamo quanto Bernini stesso giochi con idee ben diverse. Poi a un certo punto, e lo vediamo appunto disegnare, perché lui è sempre costantemente attivo, tanto con la terracotta quanto con il disegno. Ce lo dobbiamo immaginare veramente nel suo studio sul tavolo da lavoro con fogli di carta e terrecotte che manipolava mentre stava disegnando. Ce ne sono tantissime e questo è frutto della storia collezionistica delle opere berniniane, ma è anche ovviamente conseguenza della prassi creativa di Gianlorenzo Bernini. Qui vediamo che il Rio della Plata inizia ad avere, in questo disegno che chiaramente è posteriore, avere un aspetto molto più simile a quello della terracotta che ora è per un periodo ospitata qui alla Galleria Senza. Questo è un modello praticamente molto finito. Purtroppo noi ormai lo conosciamo in stato di frammento, la mano sinistra e la gamba destra sono mutile, gravemente danneggiate, però se lo guardiamo soprattutto accanto a confronto con la traduzione in marmo, ci rendiamo conto che questa è l'idea definitiva, così come ci rendiamo ben conto di quanto Bernini avesse controllato l'attività dei collaboratori che si era scelto. E questa è una cosa importante, perché non lo fa sempre, non lo fa in tutte le commissioni. Questa, appunto, come vi ho detto, questa è una commissione a cui lui tiene particolarmente. È una commissione in cui lui si sta giocando quella che, vi dicevo, in una carriera che era già lunga. Lui aveva passato, era a cavallo dei 50 anni, diventa una carriera che, una di quelle commissioni che poi, come dire, potevano essere la summa di una carriera. Qui si giocava molto. E allora vediamo che, a differenza di altre commissioni, tiene veramente una briglia strettissima sui suoi collaboratori. Questo in particolare è, come vi dicevo, Francesco Baratta il Vecchio. E vediamo che non è soltanto la questione dell'impianto compositivo della statua, ma è anche, guardate, i de dettagli come quello della barba, quanto sono vicini a quella in terracotta, così come i tratti somatici e il profilo. Francesco Baratta è interessante che venga scelto per questo particolare fiume, perché ci dice il biografo Giovanni Battista Passeri, che ne scrisse una biografia molto interessante. Era una gran testa calda che si rovinò, ci dice Passeri, però fra gli scultori della sua generazione era uno tra i più talentuosi. E infatti non è un caso che Bernini lo chiami come collaboratore in questa commissione e lo avesse anche chiamato per
il rilievo della Cappella Raimondi in San Pietro in Montorio, quindi è uno di cui sicuramente si fida molto. Ora, prima di continuare a guardare, come dire, con attenzione anche a tutte le altre sculture, perché noi continueremo a guardare attentamente alla terracotta, ma la terracotta, quello che voglio fare oggi è contestualizzarla in una lettura. Vorrei che la leggessimo assieme. Per leggere questa terracotta abbiamo bisogno di capirla assieme al monumento completato e sullo sfondo di tutta una serie di altre fonti letterarie e visive che appunto ci permettono in qualche modo di ricostruire, di comprendere quello che, insomma, Michael Baxandall ci ha insegnato a chiamare l'occhio del tempo. Come lo guardavano? Che cosa capivano di quest'opera gli spettatori all'altezza del 1651? Quali pensieri poteva innescare nello spettatore coevo? E per esempio, appunto, l'idea dei fiumi che sono allegorie di luoghi ha una storia lunghissima sulla quale non c'è bisogno di dilungarsi molto, però che l'idea che i fiumi fossero allegorie di continenti e non solo di città, ad esempio il Tevere per Roma, l'Arno per Firenze, sono qualcosa che troviamo nella produzione artistica ad ogni piè sospinto di tutta l'età moderna, però i continenti invece spesso erano realizzati attraverso allegorie che erano per esempio figure femminili. Quando non venivano realizzati, invece visualizzati attraverso delle vere e proprie mappe. E anche siamo a Roma, siamo in una Roma che vuole proiettarsi soprattutto attraverso tutta l'attività missionaria cristiana, vuole proiettarsi in quello che è ormai un mondo assolutamente globale. Non ci dimentichiamo che Innocenzo X era stato strettamente e attivamente coinvolto nella congregazione di propaganda Fide, aveva negli anni 30 del 600 guidato una commissione sugli affari di Persia, come viene chiamata nei documenti, quindi aveva questi problemi di una Chiesa e soprattutto Roma come centro di potere diplomatico religioso che si proiettava nel mondo globale e attraverso canali transculturali. Quindi quest'idea dei continenti inizia ad essere qualcosa che per il pubblico romano è parlante, è molto presente nella loro quasi vita quotidiana. Infatti qui vediamo quella che è la galleria delle carte geografiche della villa Sacchetti Chigi a Castelfusano, la cui decorazione fu guidata da Pietro da Cortona, e siamo negli anni 30 del 600. E quindi qui chiaramente ci troviamo a vedere questo tipo di approccio. La cosa interessante è che nel registro inferiore ci sono dei fiumi già che diventano allegorie dei continenti, anche se per l'America non viene utilizzato il Rio della Plata, ma un fiume minore, e comunque sono ormai così fortemente restaurati da essere quasi illeggibili, ridipinti più che restaurati nella loro forma, nel loro tessuto pittorico originario, anche perché quel registro più basso, come vedete già da questa fotografia, è sempre stato, come dire, rovinato fin dall'inizio da tutti gli arredi che vi venivano poggiati. Però se guardiamo, per esempio, il dettaglio con la mappa dell'America, vediamo che il Rio della Plata c'è già ben evidente con l'iscrizione che lo caratterizza e lo rende inequivocabilmente identificabile come quella che veramente diventa una sorta, è quasi la bocca verso l'oceano Atlantico. Ed è
e costituirà fino a tutto il Settecento uno dei degli spazi di veramente di mobilità tra il continente americano e tutta l'area e l'Oceano Atlantico, e quindi di conseguenza l'Africa e l'Europa. E cito questi due continenti proprio perché ci torneremo fra poco. Quindi chiaramente Bernini fa un'operazione, si faceva un'operazione ben diversa rispetto a quella che era la tradizione di raffigurare i continenti così, con queste allegorie spesso femminili, appunto. Questa è una importante e celeberrima, che divenne celeberrima già dalla fine del Cinquecento, incisione, che era una serie di incisioni di continenti che furono realizzate da Adrian Collaert a partire dal 1500, nel 1598, ma poi ce ne sono tantissime edizioni successive. Non erano soli né Pietro da Cortona né Gian Lorenzo Bernini nel fare questa operazione, che quindi diventa un fenomeno di sensibilità, questa operazione di pensare ai fiumi come continenti, diventa qualcosa che aveva chiaramente, come dire, toccava corde che risuonavano molto attraverso tutta l'Europa. Rubens, quando l'infante Ferdinando passa da Anversa, ci sono tutta una serie di festeggiamenti che vengono fatti e Rubens è responsabile di della realizzazione di un gran numero di apparati effimeri, dei quali c'è rimasta traccia visiva e scritta attraverso questa pubblicazione che li commemorava. Vedete sulla sinistra il frontespizio, sulla destra quello che era l'arco di trionfo della zecca. E l'arco di trionfo della zecca, o l'arcus monetalis, l'arco della zecca, ha i continenti, e sulla destra vedete quello è identificato anche dall'iscrizione come il Rio della Plata. Rio della Plata, plata in spagnolo significa argento. Quindi la ricchezza, è che capite qui la zecca cosa ha in mente? Ha in mente i metalli preziosi. E sarà qualcosa che avrà in mente anche Bernini stesso. Per questo il Rio della Plata diventa così importante, perché che cosa fanno? Cosa vanno a cercare gli spagnoli nella Nuova Spagna attraverso la colonizzazione? L'oro e l'argento. Quindi il Rio della Plata non è solo chiamato così per, come dire, i riflessi argentei delle proprie acque, ma perché è un canale che trasporta, genera e produce ricchezza. Lo stesso Rubens poi, in un dipinto importante di cui conosciamo anche altre copie, che quindi ne testimoniano la fortuna, questo sta al Kunsthistorisches Museum a Vienna, in cui ci sono le allegorie dei quattro continenti e l'America, che è quella sul lato destro più sullo sfondo, è identificata come essere questa, vedete l'allegoria femminile, però affiancata da un fiume che viene sempre identificato anche fin dalle descrizioni seicentesche come il Rio della Plata. Rio della Plata che poi inizia ad essere anche onnipresente nella cartografia, quando si rappresenta l'America. Ora questa per noi può essere difficile da leggere, perché chiaramente è ribaltata. Il nord è, come vedete qua sulla destra, quindi ce la dobbiamo immaginare, se fosse una mappa moderna, come ruotata di 90 gradi in senso antiorario. E vedete quanto qui è protagonista, non soltanto nella rappresentazione cartografica stessa, attraverso questa enorme foce, ma anche, guardate, nel titolo stesso, che identifica la mappa e quindi l'area geografica. Scusate il PowerPoint. Divenne poi anche il Rio della Plata simbolo di una delle aree della Nuova Spagna
quindi quella che noi chiamiamo appunto l'America, l'America Latina, l'America meridionale, che era contesa poi nel 600 fra spagnoli, portoghesi e compagnia delle Indie occidentali olandese. Quindi c'era anche molta attenzione, come dire, politico-commerciale in tutto il contesto europeo su queste aree. Questo è un volumetto di poemi, di poesie, che è dedicato all'Argentina e alla conquista del Rio della Plata e che fu pubblicato nel 1602. Quindi vedete appunto che il terreno era già ben preparato per Gian Lorenzo Bernini per inserire il Rio della Plata come l'immagine che codificava il nuovo mondo agli occhi della sensibilità del suo tempo. Però appunto, come vediamo, c'è tutto un processo di pensiero che lui sta realizzando. Guardiamo ora un attimo meglio al monumento nella sua interezza. Questo vedete essere l'allegoria del Gange che fu affidata a Claude Poussin, e il Gange ha un grande remo che alludeva alla navigabilità di questo grande fiume. Poi c'è qui, lo vediamo sulla destra, il Danubio, che fu affidato ad Antonio Raggi, il fiume che rappresenta l'Europa e che viene caratterizzato che ha come dire, come suoi attributi il cavallo, e poi tutto questo prato fiorito che alludeva ai fiori che venivano fertilizzati, quindi alle acque fertili. Questo invece è il Nilo, che viene affidato a Jacopo Antonio Fancelli. Il Nilo, che ecco, qui vedete come i due continenti che hanno anche un numero, come dire, più nutrito e facilmente, come dire, molto più evidente di attributi, perché avevano necessità di essere identificati forse con più precisione, perché magari erano appunto i meno ovvi, sono l'Africa con il Nilo che ha la palma, il leone, questi animali della savana, e poi sì, questo panneggio che chiaramente la tradizione anche storiografica ci dice essere un simbolo del fatto che le foci del Nilo, sì, no, scusate, la sorgente del Nilo non era conosciuta, ma io però ogni volta che lo guardo e l'ho cercato di articolare in un'altra sede, non lo faccio qui oggi, questo è un turbante che lui sta indossando e i turbanti erano elementi, come dire, di costume che segnalavano l'alterità e soprattutto segnalavano una appartenenza a di cultura islamica, e il Nilo veniva ovviamente identificato soprattutto con l'Africa settentrionale in questo periodo. Quindi qui non c'è semplicemente non è una, come dire, non è un'allusione di nuovo casuale, ma è un'allusione che ci porta nel mondo dei rapporti transculturali della Roma di questo periodo. Veniamo al nostro, torniamo anzi al nostro Rio della Plata, che ha una quantità di attributi maggiore rispetto a tutti gli altri. Veramente qui sembra che Bernini avesse voluto insistere sulla identità di questo personaggio. Guardate qui sulla destra questo travertino che viene trasformato in una pianta di ficodindia. Chiaramente. Ora, la pianta di ficodindia era qualcosa che siamo fra il 1648 e il 1651, non è una cosa che a Roma poteva essere un'allusione così
vaga o non, anche come dire scientificamente circostanziata. E perché vi dico questo? Perché nel 1651 viene pubblicato a Roma il cosiddetto tesoro messicano, come viene, come poi è stato tramandato nella tradizione storiografica, o meglio con il suo titolo è Rerum Medicarum Nova Hispaniae Thesaurus, che era una grandissima raccolta di sapere scientifico, di botanica e di ricerca sulla fauna delle Americhe, che era stato il frutto di decenni di lavoro all'Accademia dei Lincei. Il tutto era stato veramente innescato da Federico Cesi all'inizio del secolo, poi il progetto era veramente cresciuto oltremodo, si era poi arenato varie volte. Nel 1651 riescono a pubblicare questo volume monumentale di conoscenza, quella che per loro era conoscenza scientifica monumentale, e poi, guarda caso, ci sono appunto queste piante descritte, studiate, raffigurate. E allora, se esattamente negli stessi mesi esce questo libro con questa illustrazione e viene svelata questo monumento con questa pianta, chiaramente qui si capisce che l'allusione non è un'allegoria vaga, ma è un'allusione assolutamente circostanziata. Ed è anche altrettanto ovvio, vi dicevo le date 1648-1651, Bernini chiaramente queste illustrazioni le aveva già viste prima della pubblicazione, se ne parlava per tutta Roma. E Bernini, essendo il principe degli artisti romani, sapeva che c'era qualcuno che stava lavorando a queste illustrazioni, conosceva l'inciso, sapeva chi, sapeva tutto di quello che accadeva a Roma nel mondo della produzione artistica. Ma non c'è solo il fico d'India, guardate il serpente lassù, sulla sommità, che chiaramente è un'allusione a quello che era tutta una serie di nuovi serpenti che erano stati scoperti nelle Americhe. Poi non c'è solo il serpente, riguardiamolo assieme alla nostra terracotta, perché è lei che ci ha portati tutti qua oggi. Siede letteralmente su le monete d'argento, il Rio della Plata, il Rio dell'Argento, queste, se si va a vedere veramente l'originale si capisce benissimo, quelle sono monete, e sono di nuovo state riprodotte molto fedelmente da Francesco Baratta il Vecchio, nella traduzione lapidea. Quindi vedete quanta fatica fa Bernini, quanto interesse c'è da parte di Bernini nell'identificare e nello spargere indizi. Indizi poi che si moltiplicano anche, vi dicevo per esempio prima, il cavallo per il Danubio, il leone per il Nilo. C'è poi questo animale mostruoso qua dietro che sbuca da queste rocce, emergendo dalle acque, che Bernini ci propone quindi come un altro attributo sempre del Rio della Plata. Ora, questo in alcuni da alcuni studiosi è stato identificato come un armadillo, in particolare Peter Mason ha pensato che fosse una sorta di versione mostruosa e poco fedele di un armadillo. Io però penso che se guardiamo di nuovo, se continuiamo a leggere e a guardare il tesoro messicano, come sicuramente non solo faceva Bernini, ma faceva tutto il pubblico della Roma di quegli anni, e per pubblico, chiaramente qui dobbiamo renderci conto che queste sono opere d'arte che hanno, presumono differenti, vari livelli di lettura. C'era il pubblico del passante che non si curava troppo, ma c'era il pubblico dei sodali, dei panfili, che invece leggeva queste opere con attenzione. E chiaramente poi questi erano anche gli stessi collezionisti che avevano nelle loro biblioteche, immaginiamo stanze come queste, il tesoro messicano. E allora guardiamo che per esempio c'è questo animale
questo Axolotl che se lo guardiamo sembra secondo me essere un prototipo credibile. Guardate soprattutto queste zampe con questi quattro artigli, questa sorta di corazza e poi invece questa testa dove la corazza non c'è più e c'ha questo muso molto allungato. Soprattutto, a differenza dell'armadillo, questo è un animale anfibio, che viene descritto come anfibio, l'uso aquarum, già nel testo esplicativo del tesoro messicano. E qui Bernini, che ovviamente pensava molto, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già iniziato ad intuire in tutti i cambiamenti, tutti i progetti che sta facendo, pensava molto a quello che faceva, perché avrebbe dovuto mettere un armadillo nell'acqua, o almeno mezzo fuori e mezzo dentro. Invece un animale che può stare in parte nell'acqua e in parte fuori è proprio questo. Ora, questo ci porta però a riflettere anche su un'altra questione, la deformità di questo animale, la mostruosità di questo animale. Anche perché se lo guardiamo, esiste, è un animale che esiste e che però è fatto così. Chiaramente né Bernini né nessuno altro a Roma l'aveva mai visto. Lo conoscevano attraverso disegni e attraverso descrizioni. E chiaramente. Questo però portava, ci porta a pensare a quella che è la cultura del mostruoso, dei mostri in questo tempo, che per la nostra sensibilità sembra un assurdo, ma per la sensibilità, come dire, pre-moderna, invece era parte integrante come dire, della struttura della conoscenza, era veramente parte dell'epistemologia. Del tempo, per cui si pensava, si sapeva che c'erano i mostri, soprattutto in queste aree inesplorate. E se guardiamo, per esempio, mappe seicentesche di questo periodo, e qui vediamo appunto questa che è una mappa della parte settentrionale dell'America meridionale, quindi quella che oggi è appunto il Brasile e la Guyana, e infatti vedete il Rio delle Amazzoni, però ci sono raffigurati mostri come uomini che non hanno la testa e hanno il volto sul petto, poi queste erano le zone, per esempio nella parte più invece meridionale dell'America meridionale, c'erano i cosiddetti giganti della Patagonia. Quindi si pensava che esistessero questi mostri. E non è solo una cosa, come dire, del rapporto con il Nuovo Mondo, anche con l'Asia, con la quale l'Europa aveva un rapporto millenario già a queste date. Però quando, e siamo esattamente negli stessi anni, e nello stesso circolo di persone, quando il gesuita Athanasius Kircher pubblica un libro che divenne un bestseller in tutta Europa, che era appunto la cosiddetta Cina illustrata, poi ne illustra, lo illustra con, vedete appunto questi mostri, questi animali fantastici della Cina. Non cito Kircher a caso, perché Athanasius Kircher, esattamente quando Bernini inizia a lavorare alla Fontana dei Fiumi, pubblica un libro dedicato proprio all'obelisco di Massenzio, quello che anzi attraverso le parole di Kircher è l'obelisco Panfilio. Quindi Kircher, padre gesuita e anima del collegio romano, non solo conosceva bene Bernini e si conoscevano bene reciprocamente e quindi c'era una circolazione di idee, di immagini, di discussione sulle immagini tra questi due, ma in questi anni lavorano entrambi per la famiglia Panfili. Sì, non possono non essersi veramente attardati nel riflettere su questi problemi. E allora, appunto, quell'animale mostruoso si capisce in questo contesto, che è un contesto di rapporti con culture altre, per cui si può localizzare, si deve anzi localizzare il mostruoso nelle culture, nelle zone, nelle aree lontane. Non c'è solo questo, non c'è solo il mostro. Veniamo ora alla figura, al corpo
di questo Rio della Plata. Perché quello che in inglese viene definito the elephant in the room, è la cosa di cui non abbiamo ancora parlato, ma è la cosa evidente a tutti. Questo Rio della Plata raffigura simboleggia l'America, ma raffigura un uomo chiaramente di origine africana subsahariana. Lo vediamo bene sia nella traduzione in marmo, sia nella versione in terracotta. Il volto poi è inequivocabile. Qui vediamo appunto quanto fu studiato a fondo di Gian Lorenzo Bernini. Si è sbagliato? Onestamente lo dubito. Ci deve essere qualcosa di un po' più complesso dietro. Uno potrebbe pensare, sì, è l'esotico e quindi è lontano, è il mostruoso, allora ci mettiamo l'uomo con i tratti somatici subsahariani perché deve dare l'idea, dà l'idea dell'alterità nella Roma del 600, dà l'idea dell'altro esotico e non conforme. Ora però pensare così, secondo me non renderebbe giustizia a quella che era la cultura e la conoscenza profonda che c'era a Roma delle culture altre, soprattutto per quando si arrivava a parlare di quella che era la proto-etnografia. Perché sì, è vero che gli animali possono facilmente essere trasformati in mostri, ma le persone, a parte alcune vignette nelle mappe, non così facilmente. E allora vediamo che infatti anche nelle fonti coeve, questa è una descrizione dell'obelisco Guglia di Navona che fu pubblicata nel 1651, quindi immediatamente dopo quando l'opera fu svelata, chiaramente fu anche preparata prima. E qui se leggiamo il testo che vi ho portato della pagina nella quale si descrivono i fiumi, vedete a partire dal settimo rigo dall'alto, segue il Rio della Plata a sinistra di questo, quindi stava prima parlando del Nilo, e anzi del Danubio, scusate, a sinistra, figurato con testa d'etiope per l'America. Quindi veniva già chiaramente interpretato come un etiope. Soltanto un anno dopo, nel ritratto di Roma moderna, una guida molto importante di Roma di questi anni, verso la fine della pagina, c'è appunto quello che qui è chiamato l'Eufrate, chiaramente è un errore, anche se qui c'è tutto un problema su cui ha riflettuto una storica dell'arte che lavora a University College London, che si chiama Rosemary de San Juan. L'Eufrate era un fiume che mitologicamente viaggia molto, si sposta l'Eufrate, quindi potrebbe esserci anche quella allusione un po' letteraria. L'Eufrate a sinistra di quello, figurato con la testa d'etiope per l'America suddetta. Vedete anche qui quanto il testo praticamente è stato copiato dall'altro. Questi sono testi fabbricati a tavolino e poi ripetuti, piuttosto che scritti di fronte all'opera. Quindi questa era la narrazione però che si voleva dare di questa statua, di questa scultura. E allora qui ci dobbiamo porre il problema del perché. Perché fare una cosa diversa da questa? Ma anche qual era la loro conoscenza rispetto all'America e rispetto all'Africa, soprattutto quando dovevano raffigurare persone. Roma proponeva degli esempi assolutamente non solo sotto gli occhi di tutti, ma anche particolarmente eclatanti e particolarmente cari ad uno scultore come Bernini, come ad esempio il monumento di Antonio Manuel Nevunda, che era stato ambasciatore del Congo, che arriva dopo un lungo e tormentoso viaggio nel 1608 a Roma per
incontrare Papa Paolo V, borghese, e Bernini nasce come artista in casa borghese, quindi quando Bernini stava iniziando a scolpire, vede fare questo busto da Francesco Caporale, che poi all'inizio viene messo nella cappella accanto al monumento funebre del Papa stesso, e ci lavorava anche Pietro Bernini, il padre di Gian Lorenzo. Quindi non solo non potevano conoscerlo, perché era una scultura che si trovava in Santa Maria Maggiore a Roma, ma non poteva non averne vissuto la creazione di un'opera come questa. Quindi sapeva molto bene che cosa stava facendo quando voleva raffigurare un africano subsahariano. Il monumento è a Roma, il monumento di Antonio Emanuele Nevunda, perché Antonio Emanuele Nevunda muore a Roma all'inizio di gennaio del 1608, quando stava per incontrare il Papa in occasione dell'Epifania, ma muore praticamente la sera prima. Quindi fu veramente anche un episodio eclatante, per cui poi fu portato in processione e il monumento installato sopra, fisicamente, cioè nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove ci stava anche, dove era stato spostato pochi anni prima il presepe di Arnolfo di Cambio, con l'adorazione dei magi, dove però ci sono solo due magi e manca il mago nero, e ce lo mettono loro chiaramente, esplicitamente, con questo monumento funebre. Cito le immagini perché dopo fra pochi minuti saranno importantissimi per noi. Roma poi era anche un luogo, appunto, dove soprattutto, appunto, questa Roma, la Roma dei borghese, era un luogo dove l'idea di immaginare la chiesa che si irradiava attraverso rapporti diplomatici, transculturali e religiosi attraverso tutto il mondo, ed era il centro catalizzatore di tutto questo, era qualcosa che era stato elaborato anche visivamente. Quello che vedete qui è il salone dei corazzieri al Palazzo del Quirinale, che conosciuto al tempo come la Sala Regia, dove nel registro superiore c'è tutto un ciclo di affreschi di Agostino Tassi, Carlo Saraceni, Lanfranco ed altri artisti, che raffigurano ambascerie che furono che erano state portate a Roma. Quindi questo, per esempio, è Sir Robert Shirley, che era stato l'ambasciatore di Persia, un cattolico inglese che si autoproclama ambasciatore in Persia, che però poi a un certo punto riesce con un po' di fatica a guadagnarsi la fiducia di Abbas il Grande. Allora Abbas il Grande lo manda dal Papa in ambasceria, e quindi qui lo vedete raffigurato assieme a tutto il suo corteggio. Qui di nuovo Antonio Manuel Nevunda. Ce ne sono moltissimi, vi faccio vedere soltanto alcuni tra questi ambasciatori, come dire, esotici, non europei, per darvi l'idea di quanto ci fosse una conoscenza e soprattutto un'attenzione ben precisa a raffigurare culture non europee, etnie non europee nella Roma di questo periodo. E questo è ben prima, siamo attorno al 15-16 del 600, quindi siamo ben prima rispetto alla nostra Fontana dei Fiumi. Però questi non solo sono chiaramente, diventano le fondamenta per quello che poi farà Bernini, ma sono anni in cui Bernini, sono anni fondativi per Bernini stesso. Quando queste opere vengono svelate, lui ha 18 anni e si sta iniziando a cimentare con le sue prime commissioni in casa borghese, dove venivano commissionate anche queste opere. Quindi è chiaro che le vive da giovane, e le esperienze giovanili, come tutti sappiamo, sono quelle che ci segnano per sempre. Questa poi è l'ambasciata di Hasekura Tsunenaga, che venne dal Giappone nel 1615, e quindi appunto vedete appunto quanto ogni etnia venga raffigurata diversamente.
Quindi sanno quello che fanno. L'America, quindi è possibile pensare che non la conoscessero? No. Poi avevano anche, se anche se volessimo, come dire, e lo vogliamo, uscire dal campo delle ipotesi e trovare opere che ce lo testimoniano, proprio realizzate a Roma, qui negli anni 50 a Roma. Troviamo questo libro, questa La vita di Don Torivio Alfonso Mongreco, che era stato un importantissimo missionario, colui che aveva battezzato Santa Rosa da Lima, che poi verrà canonizzata nel 1668 proprio a Roma. Quindi, e vedete qui, questo è il frontespizio del volume, della biografia, della geografia, anzi, di questo, che viene dedicata a questo missionario. Vedete sulla destra c'è un indigeno americano raffigurato secondo quello che era diventato ormai lo stereotipo della raffigurazione degli indigeni americani, cioè con l'arco, le frecce, ma soprattutto le piume. Questa sorta di gonnellino di piume e anche questo copricapo di piume diventano gli elementi più stabili e più stereotipizzanti della raffigurazione delle popolazioni indigene del Nuovo Mondo fino ai nostri giorni. Basti pensare a tutti, a tutta i film western del Novecento, ovviamente. Questo era qualcosa che aveva però origini appunto molto lontane. Questa è una xilografia di Adam Froschauer che fu utilizzata come illustrazione per l'edizione del 1504 delle lettere di Amerigo Vespucci, che erano diventati un altro bestseller e che già all'inizio del XVI secolo cristallizza questa iconografia e stereotipizza questa raffigurazione degli indigeni, in questo caso dell'area appunto caraibica. Ma torniamo a qualcosa di vicinissimo, l'abbiamo appena visto, a Bernini stesso. Qui guardate quanto le piume siano praticamente onnipresenti sui personaggi del frontespizio del tesoro messicano. Ma poi c'è di più, voglio darvi l'idea di quanta messe di conoscenza visiva ci fosse per ciò che riguardava le Americhe. Questi sono dei disegni anonimi, alcuni dei quali furono probabilmente realizzati da forse missionari nella Nuova Spagna e poi mandati. Vedete che i testi sono in spagnolo, però stavano a Roma, sono tuttora parte del manoscritto 1551 della Biblioteca Angelica a Roma, e però sappiamo dall'inventario che fu redatto alla sua morte nel 1677 che appartenevano al cardinale Camillo Massimi, uno tra i più grandi mecenati e collezionisti della Roma del 600, qualcuno che chiaramente non poteva far parte di questi circoli artistici e di mecenatismo. E vediamo quanto qui c'è invece uno studio sulle vesti, uno studio sui tessuti. Qui si va anche ben oltre l'idea della stereotipizzazione che abbiamo appena visto a partire da Froschauer, perché appunto qui i sovrani Inca che vengono raffigurati portano con sé un'attenzione proto-etnografica molto palese, e stavano a Roma. E chiaramente questi sono manoscritti che circolavano e venivano condivisi anche negli ambienti che ci dobbiamo immaginare essere quelli appunto dei mecenati e degli artisti che frequentavano tali mecenati nella Roma di questi anni. E allora torniamo, chiudiamo il cerchio e mi avvio verso la conclusione, anche perché avevo promesso di parlare per al massimo un'ora. Torniamo alla nostra terracotta e guardiamola però di nuovo assieme a questo modello.
qui, se lo guardiamo bene, la prima idea berliniana era molto canonica. Perché queste sono piume, molto chiaramente. Ora, purtroppo la fotografia non rende giustizia, ma potendolo guardare attentamente, queste sono indiscutibilmente piume. Quindi Bernini parte molto, molto in linea con la tradizione. Evidentemente poi ci ripensa. E Bernini non pensa mai a caso. Non è che ci ripensa perché gli piaceva di più quel tipo di volto. Bernini, lo sappiamo, rifletteva sempre molto attentamente sui concetti che voleva esprimere attraverso le opere. E allora qui ci troviamo di fronte a quella che chiaramente Bernini riconosce come tutta una lunga tradizione, perché se fin dall'inizio del Cinquecento Froschauer dà quella iconografia, Hans Burkmeier, un importantissimo artista tedesco che realizza anche tutta una serie di disegni e di incisioni raffiguranti popoli non europei, tra cui gli americani, questo è un disegno che sta al British Museum, che raffigura quello che viene identificato come un indigeno del Brasile, soprattutto dagli oggetti che tiene in mano. E poi appunto qui sì, di nuovo ci sono queste canoniche piume, però se guardiamo i tratti del volto, oltre al colore della pelle, viene già identificato come probabilmente una persona di origine africana. Ora, all'altezza del Cinquecento, quando l'America si conosceva da pochissimi anni, forse qui siamo ancora in una situazione molto instabile su ciò che è, come dire, l'etnia e la manifestazione del corpo. Però invece ben più avanti e ben più vicino a Bernini, Palazzo Farnese di Caprarola, la sala del Mappamondo con le allegorie qui canoniche realizzate attraverso figure femminili dei quattro continenti, vediamo l'America in alto a sinistra, che però è chiaramente, qui siamo fra il 1573 e il 1575, anche se è ben prima rispetto a Bernini, però insomma sono residenze farnese. Si continuava a guardarle anche nei decenni successivi e tutti le conoscevano bene. L'America viene raffigurata di nuovo come qui chiaramente una persona dalla carnagione scura e quindi chiaramente africana subsahariana, anche se poi appunto gli attributi, il pappagallo qua, sono quelli chiaramente che rimandano a quelle aree geografiche. Ora, Roma in questi anni in cui Bernini modella quella terracotta e realizza la Fontana dei Fiumi sono anni in cui è appena arrivato un altro gesuita Alonso de Ovalle, o Alonso de Ovaglie, come lo chiamano. Qui vi faccio vedere i frontespizi del libro che lui pubblicò a Roma nel 1646, insomma, che di nuovo sono anni cruciali per noi, e che fu poi pubblicato immediatamente anche in traduzione italiana, perché lui era un missionario che aveva lavorato in quello che veniva già identificato come il Cile, quindi nell'America meridionale, scrive in spagnolo, però appunto subito lo pubblicano anche in italiano. Questo è il frontespizio del libro, che viene poi prima dell'inizio del testo. C'è una bella tabula geografica del regno del Cile, dove però di nuovo siamo ribaltati rispetto alla nostra concezione dei punti cardinali, però vedete in alto che non si dimentica di metterci il Rio della Plata. E lo identifica con una iscrizione. Ora però Ovalle fa una cosa interessantissima nel descrivere il regno del Cile.
ci racconta e racconta molto attentamente e con un tono molto interessante e con argomenti, oltre che il tono, molto interessante, della presenza di africani in America. Perché ovviamente la tratta degli schiavi era iniziata già da tempo. E le popolazioni africane, sappiamo che già negli anni 40 del 600 nelle aree del Brasile, e lo sappiamo perché erano contese, come vi dicevo prima, tra potenze cattoliche e potenze protestanti, quindi fanno la conta degli schiavi perché si accusano vicendevolmente della tratta degli schiavi, sappiamo che ce n'erano più di 40.000. Quindi per le popolazioni per la demografia del tempo sono numeri, come dire, cospicui, visibili. E allora leggiamo che cosa scrive Ovalle. Ovviamente qui vi faccio vedere la traduzione italiana, che è molto fedele. L'edizione originale spagnola ha anche tutta una serie di illustrazioni che vengono omesse nell'edizione italiana, ma per quanto riguarda il testo è molto fedele. Vedete che il capitolo settimo parla dei ministeri con gli indiani coi neri, come vengono identificati nel testo. E se guardate per esempio qui in questo paragrafo, nella seconda colonna, i negri fanno la sua processione il giorno dell'Epifania, nella quale, oltre gli stendardi, sogliono uscire 13 bari con tutto il nascimento di Cristo Signore nostro, eccetera eccetera. È interessantissimo che la facciano il giorno dell'Epifania, perché, come vi dicevo, c'è tutto questo problema della identificazione con i re magi. Continua poi anche in altri passaggi, e poi parla del battesimo dei neri. Quindi si rende anche ben conto di quanto siano diventati una parte importante della società del tempo. Non si può parlare dell'America se non si parla delle comunità che hanno un background africano nell'America del 600, ma anche prima. Questo è un dipinto che sta in deposito al Prado e che è identificato come le Tres Mulatos de Esmeraldas. Questi erano tre governatori che vanno a sancire, siamo alla fine del 500, vanno a sancire accordi con il viceré spagnolo, quindi hanno anche non solo una certa autonomia, ma un certo potere politico. Sono ormai diventati parte integrante del tessuto socio-economico della Nuova Spagna e del Nuovo Mondo. Un tessuto socio-economico nel quale, appunto, vedete qui per esempio, questa è una edizione illustrata pubblicata da un importantissimo incisore ed editore che era basato a Francoforte e si chiamava Theodore Debris, ed è una edizione del libro di Bartolomeo de las Casas, che scrive un lungo e importantissimo trattato sulla schiavitù e sul fatto se la schiavitù fosse legittima oppure no, e viene utilizzato molto anche in questi dibattiti, soprattutto tra protestanti e cattolici a partire dalla fine del 500. E qui vedete appunto che gli schiavi che vengono importati dall'Africa vengono utilizzati, qui è la cosa interessantissima, vengono utilizzati per le miniere di metalli preziosi. E allora vedete che il Rio della Plata, l'argento, creava anche subito una connessione tematica molto chiara. Quella che sta facendo Bernini non è tanto un'allegoria, è veramente una personificazione che aveva una mappatura molto precisa sulla sensibilità quotidiana della Roma, o comunque della società all'altezza del 1651. Questi sono due ritratti che il pittore olandese Albert Eckhout realizzò per Johan Mauritius von Nassau, che era il governatore di queste aree brasiliane controllate dalla
compagnia olandese delle Indie occidentali, nelle quali ci sono tutta una serie di ritratti etnografici che ora si trovano al Museo di Storia di Copenaghen, dove ci sono indigeni del Brasile e tutta una serie di quelli che sono ormai visti come membri della popolazione, perché questi non sono probabilmente schiavi, ma sono comunque persone di origine sudafricana, di origine dell'Africa subsahariana. E in testi seicenteschi, come questa descrizione del Suriname, il continente della Guyana, che, come abbiamo visto dalla mappa precedente, era nella parte settentrionale, praticamente a nord, già identificato a nord del Brasile, però vedete che c'è un capitolo sugli schiavi. Quindi sulla presenza di popolazioni africane in America. Ma non c'è solo, non solo questo, c'è anche dal punto di vista degli europei che erano missionari. Qui l'attenzione a quali fossero i rapporti con queste comunità. Per cui, per esempio, torniamo a Ovalle. Ovalle parla dei negri, scusate, ho usato una parola orrenda e me ne scuso, dei neri, però è perché parlavano di quel, come dire, mi sono immedesimato nel linguaggio del tempo, colpevolmente, me ne scuso, delle persone di origine subsahariana che erano molto, molto, come dire, attenti ad essere convertiti, mentre caratterizza gli indigeni, guardate la terribilità degli indiani da guerra e la crudeltà con la quale ammazzano i principali da loro fatti prigioni. C'è chiaramente qui anche tutta una trama narrativa per cui questi segmenti della popolazione vengono giudicati anche dal punto di vista etico e morale. E quindi si capisce forse perché l'America, dove ormai le popolazioni africane avevano un ruolo così importante, può essere identificata come schiavi che si liberano. E allora poi queste comunità che attraverso i loro rituali religiosi si legano a tutta quella che è una tradizione anche iconografica della Europa cristiana, appunto l'adorazione dei magi con il mago, uno dei tre magi africano, qualcosa che torna di nuovo anche con Antonio Manuel Nevunda, come vi ho appena detto, e qualcosa che chiaramente Bernini aveva ben presente in questo mondo di complesse interazioni transculturali, qualcosa che poi appunto è parte integrante di come Roma immagina le Americhe in questo periodo, perché qui vediamo appunto il frontespizio del libro di Alfonso Mogrovejo, che aveva battezzato Santa Rosa da Lima, e qua vediamo la pala d'altare della cappella di Santa Rosa da Lima in Santa Maria sopra Minerva, sempre a Roma, dove in perfetta, quasi veramente qui a summa di queste due immagini, vediamo sulla destra l'indigeno americano, che è una citazione molto vicina dal frontespizio del libro. Infatti qui c'era anche un rapporto fra Santa Rosa da Lima e questo personaggio che l'aveva battezzata, e invece poi sulla destra guardate questi personaggi chiaramente di origine africana, perché ormai già anche a Roma era diventata la norma pensare a Roma, pensare all'America attraverso queste raffigurazioni etnografiche. Grazie. Bravo. Direi di sì, se ci sono, chiaramente il professor Fredolini è a disposizione qualora ci sono delle domande. E voglio solo anche ricordare al nostro pubblico, anche al professor Fredolini, che la Biblioteca Estense ha acquisito recentemente una serie di manoscritti, 56 disegni di
missionari francescani cappuccini in Africa nella seconda metà del XVII secolo, in cui si evidenziano questi rapporti transatlantici fra l'Africa e l'America, perché c'è tutto questo scambio di regnanti africani, cattolici e le colonie, gli schiavi, i prodotti sia materiali che umani. Quindi diciamo che questa conferenza si sposa benissimo nel nostro mondo che si espande, appunto l'interesse che si espande in queste storie globali. C'è la possibilità di andare con il professor Fedelini e il curatore Federico Fischetti a vedere il bozzetto dal vivo in galleria, però mi raccomando, se voi aveste delle domande. Prego. Ho bisogno di sapere dove posso seguire la stessa spiegazione per gli altri tre fiumi adesso, perché non è che non può lasciare di dire, no? Beh, no, non può essere la stessa spiegazione, sarebbe sicuramente una spiegazione diversa. Sì, nel senso, con la stessa fonte di informazioni. Magari ci saranno altre occasioni, per ora non abbiamo in programma di fare altro, questa è stata l'occasione da questo modello. Chiaramente, per esempio, il Nilo pone problemi molto simili, per cui come accennavo prima, oltre alla vegetazione, quindi oltre alla flora, oltre alla fauna che lo circonda, la palma, il leone, c'è questo panneggio che non è un panneggio vago, è ovviamente un turbante. Per esempio ci sono raffigurazioni di metà 600 del cosiddetto prete Gianni, che era un sovrano cristiano mitico che fin dal Medioevo era diventato una parte importante dell'immaginario cristiano, che si proiettava verso l'Africa, per cui esisteva questo prete Gianni che aveva fondato una comunità cristiana, e però nessuno era mai riuscito veramente a incontrarlo o a stabilire contatti con questa raffigurazione. Ci sono incisioni di romane degli stessi anni in cui Bernini realizza questa scultura a Jacopo Antonio Fancelli, in cui Pietro Gianni veste il turbante nonostante sia cristiano. Quindi è anche molto interessante capire lì quanto quello sia un indumento, il Nilo e quindi le aree controllate dalle comunità islamiche dal punto di vista della religione e della politica, però ci possono essere anche cristiani con il turbante in Africa, o per esempio c'erano anche nella Sala Regia, di cui abbiamo visto alcuni dettagli. Una delle ambasciate è quella della comunità caldea, che infatti era una enclave in quello che oggi è l'Iran, cioè la Persia, e erano cristiani, ma si vestivano alla turca, per utilizzare il linguaggio del tempo. Quindi, per esempio, quel Nilo è sicuramente una scultura su cui si può riflettere molto. Professor, io avevo una domanda. Beh, prima di tutto ringraziare per questa splendida presentazione, che ha dato luce su vari aspetti di questo bozzetto e di questa statua, anche perché, diciamo, cancella completamente quella che è una di quegli stereotipi tipicamente romani che vengono, diciamo, distribuiti in maniera così improvvisata ai turisti quando si commenta questa statua, nella relazione che c'ha con la chiesa di Sant'Agnese, che fu costruita e finita dopo, per cui completamente falsa come storiella, che va bene per il turismo, in cui appunto certo. Bernini dice: questa chiesa del Borromini mi cade addosso perché mi ha costruita, e Borromini poi ci piazza una vergine. Questa è la storia che si racconta, dicendoci che ci penso io, questa chiesa non ti preoccupare. Però rimane un fatto, cioè rimane il fatto che in fondo questa rappresentazione del Rio della Plata è quella più drammatica delle quattro. Sì. È quella più movimentata, è quella che effettivamente sembra quasi proteggere o mettere la mano avanti in un gesto quasi naturale.
non so se c'è un'interpretazione. È sicuramente l'area in cui la proiezione della Chiesa di Roma e papale in questi anni è più attiva, è sicuramente l'area del mondo in cui anche come dire, l'attività di conversione stava avendo più successo e era più attiva, perché in Asia hanno grossissimi problemi. Con la Cina tentano di avere rapporti, c'è tutta la comunità dei gesuiti cinesi in Cina, ma l'imperatore ovviamente non ne vuol sapere. E quindi non ci sono vere possibilità di conversione. Il Giappone ormai aveva chiuso tutto, non se ne parlava. L'India era controllata dai Mughal, che sì, anche loro erano molto ospitali nei confronti dei gesuiti, ma non avevano alcuna intenzione di convertirsi. L'Africa era un problema perché in parte era difficile da raggiungere, in parte era controllata da poteri e potenze politiche musulmane. Quindi c'era un rapporto molto più conflittuale. L'America invece era nella loro visione quella che poteva veramente aprirsi verso quel... Infatti anche queste storie, questi brani che abbiamo letto di Io Valle sono molto canonici anche nel modo in cui vengono scritti, perché è come veniva vista l'America. Poi c'è tutto il problema di questa fascinazione nei confronti del Nuovo Mondo, per cui ci sono opere come Il Tesoro Messicano che vengono scritte, quindi c'è veramente anche una produzione di testi e di immagini ben più ampia, veramente ferventissima. E quindi è chiaro che è fra le statue quella che può avere anche, come dire, può avere una vitalità che rispecchiava la vitalità degli interessi. E poi sicuramente questo gesto, e poi ho visto che però finisco la frase, ormai mi scusi, c'è chiaramente in questo gesto anche l'evocazione di appunto di vedere una luce. Questo è un gesto che per noi dobbiamo sempre pensare alla retorica di questi gesti e anche alla intervisualità. Questo è un gesto che in qualche modo non poteva non evocare, per esempio, i tanti dipinti delle conversioni di San Paolo. Quindi c'è questo problema, e però San Paolo che appunto si scherma si scherma da una luce che lo abbaglia, ma che lui solo vede, lo abbaglia a tal punto che non vede più. E allora chiaramente una mano come quella nella Roma del 600 doveva poter rimandare anche a questo. Professore, volevo anche io mi associo ai complimenti, grazie per davvero impeccabile e anche molto erudita. Volevo chiederle, visto che lei ha marcato l'importanza che questa assegnazione da parte di Innocenzo X ha per il Bernini, e considerando, per quel che ne so io, anche al di là della complessità della realizzazione, ma quanto lui tenesse a essere protagonista nelle sue opere, perché non ha partecipato direttamente alla realizzazione dell'opera, pur fidandosi del Baratta? Perché Bernini ormai era quello che è stato definito da grandi studiosi il regista del barocco, per esempio, oppure allora, questa è una domanda che si è posta molto seriamente la più grande studiosa di scultura barocca, Jennifer Montague, che ormai un quarantennio fa scrisse un saggio breve ma folgorante, che poi ha aperto tutta una serie di studi, e che si intitolava Bernini Sculptures Not by Bernini, sculture di Bernini che non sono di Bernini. Lui lo utilizza questo metodo proprio come prassi di produzione, soprattutto quando lavora su scala monumentale. Negli stessi mesi lui lavora in prima persona al busto di Francesco I d'Este, ma perché quella è un'opera da galleria, quella è un'opera che si guarda da vicino, quella è un'opera che Francesco d'Este doveva poter accarezzare.
E sentire la differenza tra la superficie dei capelli, e quella dei panneggi. Queste si con opere come queste lo spettatore interagisce in modo diverso e allora possono essere delegate. Poi c'è tutto l'altro, problema della quantità di opere che Bernini produce e che ha potuto produrre solo perché delegava. Quindi, quando lavora su scala così monumentale, lui delega sempre. Smette di fare opere a grandezza più grandi del naturale praticamente a 25 anni, quando chiude con le grandi sculture per Scipione Borghese. Poi farà, ma non finirà, la verità svelata dal tempo, ma poi tutto il resto di Bernini è frutto appunto, di un suo modus operandi che prevedeva sempre il coinvolgimento di altri scultori. Quindi ha fatto eccezione. No, non ha fatto eccezione, anche perché altrimenti starebbe ancora lavorando, se l'avesse fatto tutto da solo. E lui aveva ben chiaro anche questa, come dire, questo aspetto organizzativo del lavoro. Lui è una delle cose che lo rendono anche, come dire, non soltanto celebre, ma affidabile dal punto di vista della grande committenza romana. Lui può essere l'architetto di San Pietro e colui che è dietro tutta la decorazione della navata di San Pietro, perché ha un esercito di scultori che lavorano per lui. Altrimenti non poteva realizzare tutto questo. Le centinaia di statue del Colonnato, che addirittura li sopravvivono come commissione, vengono terminate all'inizio del Settecento, quando ormai Bernini è morto da oltre 20 anni, però sono ancora statue berniniane. È una commissione berniniana alla quale lui ha dato un'impronta così forte che anche dopo la sua morte continua, e continua con coerenza. È quello che lui riesce a garantire. Quindi il fatto che avesse delegato non significa che i committenti non avessero comunque la garanzia di una coerenza nella realizzazione finale. Sì, se propongo, se c'è qualche altra domanda che magari si mette in moto, possiamo anche parlarne. Prego, Giovanni. Nessuno gli stessi occhi di prima. Se mi seguite, saliamo tutti dallo scalone e andiamo in galleria, chi vuole. Sì. Erano protetti dai re del Congo, che erano cattolici, perché c'era già l'enclave olandese protestante, e quindi per poter fare erano protetti dai re del Congo, a cui il Papa aveva chiesto di proteggere. E queste storie sono storie transatlantiche, perché c'era tutto il commercio gli scettri di argento, i cappelli di pelliccia di Io castoro, cioè. vorrei vederli questi disegni, devo tornare se non Sì, posso, se si possono vedere, non so se li state studiando, se c'è, se c'è. no, cioè, l'ha studiato Cecil, forse volevo fare una mostra su questo, però sono tutti qua in deposito, vanno un po' restaurati, ma sono meravigliosi, cioè tutta la flora, la fauna, proprio. C'è le patate, no? Le patate chiaramente venivano dall'America, però lì vengono presentate come dei frutti africani, insomma, dei frutti Sì. delle colonie africane. Bellissimo. No, se è possibile,
fare insomma, un'altra puntata. Ma sì, ma molto volentieri. Piacere. Prendo il mio zaino, altrimenti poi me lo dimentico qua. L'aspettano su, chiaramente. Sì. Possiamo dare del tu. Spero di sì, se sarebbe. Ci siamo già conosciuti quando eravamo più giovani. Ah, Baltimore. Scusami, tu non hai parlato con la Monica per fare la, per fare questa cosa qui della conferma, perché ritenevi che fosse giusto fare la conferma. C'è da chiedere al... Tu solo fagli presente in maniera più evidente che il DPO aveva detto, che ti aveva detto che serviva una conferma. Capito, però, visto che già gli riscrivi per questa cosa qui, ricordalo, perché anche per... Ok, che era stato... Esatto, lo scopo era solo ricordarlo, probabilmente non se lo ricorda, oppure anche altre cose da cui pensare, che il DPO aveva espressamente detto che era necessaria una conferma scritta, che non lo abbiamo. Niente, dopo decidono cosa dobbiamo fare. Adesso c'è da decidere cosa fare di qui, 1700 contatti che non hanno conferma.